Poi mi sa dovrei riprendere in mano pure Jace, non lo so. Un bel champion. Però contro Jace prendo una. Nasus l'hanno buffato, vero? O no? Non c'era buffato. Singed non è difficile, è che è molto. Ah, Singed deve fare una cosa. Ok? Ed è molto difficile farla, però. Che è quella di fare le Q sui nemici senza farsi attaccare minion, sostanzialmente. Come si fa a non tiltare? Beh, pensa che magari ne fai altre 3 e le vinci tutte e 3. Bella, Dizzy. Tiltare non serve a nulla, bro. Veramente a nulla. Ci abbiamo già ieri con Alien. Ma appena ragazzaccia free. Ci rigiochiamo magari. Ma questi capelli sembrano tipo un diciottenne. No, forse non diciottenne, no, sembra un vecchio di merda, però. Cazzo. Mettiamoli su. Sei ringiovanito. È vero. Però quando non ci sono, una contra l'abbiamo fatta per 2 giorni, d'occhio con Alien, devi. Darius Jungla. Ma è pure forte, la Q che si rifula sui mostri. Ma che? Sei crazy? Gelli, Mr. Horn. Vuole fare il Doran Shield, lui ci sta. Ok, primo item che dobbiamo avere un Sidra. Mundo sta invadendo. Ho preso un casino di CSio. Veramente tanti. Grazie a LeBlanc più altro mi ha lasciato la kill. Fine, quello che volevo fare io, volevo uscire solo la wave. Potremmo fare doppio Doran's Blade qua, volendo. Potrebbe essere abbastanza strong, però vorrei fare Doran's Blade e Longsword. È molto forte il doppio Doran's in realtà. Rimaniamo, facciamo Doran's Blade e altri 800 colt totali. Quindi il prossimo wave regaliamo. L'unica cosa è che mo lui builda la vita, immagino. No, armor, ok. Andrà di Bramble West, probabilmente. È molto molto forte un item contro di noi. Quindi. Ma volendo possiamo pure pensare di buildare Black River che sta partita visto hanno pure mondo, eh. Non siamo mica obbligati a fare Triforce. Facciamo Triforce. Ma che c'ho scritto? Pussy in faccia, ragazzi. Comunque adesso non regaliamo più, è inutile fare regol di doppio Doran's Blade, ora come ora. È inutile perché la doppia Doran's Blade è forte in un early game. Cioè, early game proprio, primo regolo a livello 3 o livello 4, capito? Adesso ormai siamo troppo, tra virgolette, scalati per dare doppio Doran's Blade e prendere il profitto da ciò. Quindi andremo molto, molto, molto sul conservativo con la Tiamat, immagino. Sì, infatti grazie a lui anche mi ha lasciato la kill. Bravo, Foe. Lui ha finito il mana.
Ho fatto il 5 mentre ha recuperato il mana. Per il resto, tutto a posto. Tippiamo. Per noi non aveva senso in realtà gridare così tanto qua, perché il nostro obiettivo principale è scalare la lane, quindi non tradare early. Però è ok. Se lui adesso lo fa l'errore di non regalare, cosa che in realtà sta facendo. Quindi io c'ho un mondo top. C'era mondo dopo, infatti. Guardiamo qua. Il mondo sta prendendo una merda di wave, minchia. Era venuto pure qua top. Sì, questa era qua, questa era qua. Mondo top. Ciao, Leo. Allora, non mi aspettavo il mondo fosse top qui, perché sta perdendo una marea di cose il mondo. Cioè, nel senso, prima è stato killato qua da Diana, quindi aveva solo i Grax open e ha perso un casino di cose, se non mi stanno qua top. Però è fine. Torniamo in lane. Per Mall West è un ottimo item contro noi, ci tratterà per tantissimo tempo. Quindi no worries. Poi abbiamo levato, oltre a ciò abbiamo levato anche quella cosa del gank livello 2 mid, cioè che abbiamo rubato fino a mid. Non è stato per niente buono, abbiamo perso un casino di exp, abbiamo perso il marea di periodo, che in questo matchup è importantissimo. Oltre a ciò, la Bravo West è uno dei item principali per killare Fiora praticamente early game, quindi dobbiamo solo scalarla e vedere cosa andare, cosa fare più avanti. Non è che Olaf, che Ornn leva più di Fiora, è che questo item è veramente forte contro Fiora, perché ci leva il sustain con il quale Fiora dovrebbe in teoria vincere questi matchup, capito? Cioè questo matchup Fiora lo vince di sustain. Quindi ma da come si muove Ornn avevo capito ci fosse mondo top. Il problema è che il mondo non sarebbe dovuto essere top, secondo me. TP Ornn. Ah, tipo non da piedi. Bravo Ornn, ha preso un bel vantaggio qua. Mondo ancora top. Neanche il bait posso prendere. Ninja Tab anche. Tosterella, andremo di Mercury sicuramente. Magari builderò anche Executioner più là. Anche se non credo, perché Mundo tanto avrà comunque un danno rispetto al mio sustain quando andremo più avanti nel game. Quindi non è che Mundo mo fa il 7 e Diana sta ancora al 5. 158. Mi fulo 20 a hit. Non gli faccio danni. Recall con la chiamata assolutamente per il pressure. Ok. No, non gankarlo. Buono. Prendiamo due plate e regaliamo qua. Mundo dovrebbe essere bozzato in teoria. Quindi. Ah, qui una plate manco c'è. Ne prendiamo solo una. Allora, pensavo ci fosse la prima plate. No, back. Tiamat scarpe. È un buon recall.
La ferita grave dovrebbe scalare con i livelli e rottenirli useless late. Ma non è che è rottenirli, più che altro è che contro i dermati champion è molto molto strano. Tipo contro Darius che ti fa le Q. Non serve a un cazzo, capito? Soldato attacker. Qua andrebbe bene fare Triforce Black Cleaver. No, con Fiora non buildo Triforce Black Cleaver. Non è che ha troppo bisogno di CD. Anche se in realtà potrebbe essere una build non troppo brutta in realtà. Triforce Black Cleaver. Su Fiora potrebbe un workare quasi. Vogliamo fare Triforce Black Cleaver su Fiora? Sono attaccato Cristo Dio e provo a bedarlo, ma c'era poi cosa. Cioè ha visto l'Herald, quindi ovviamente ha giocato più safe. In teoria c'è il drago, quindi non ha molto senso che Diana sia top. Infatti torna a bot. Ecco, Mundo ancora a bot. Merda, ho trollato. Iaiaiai, Herald mid, bro, Herald mid. Forse no. Merda, ho trollato qua, my bad. Kaden l'ha giocato bene, non dovevo cesare. Ho cesato perché volevo dare pressure a... A parte mi ha crittato poi, ha sculato. Però volevo dare vision a MF per killarla. Oh, ora prende la torre. No, non la prende qua. Bisogna mettere l'Herald da qualche parte. Bisogna che prenda la torre bot torna, ce lo facciamo. The Dance BT sì, credo sia troppo. A parte che sono troppi item. C'è tempo che ci arrivi. LeBlanc è affidata. Ma perché non ho tankato un altro hitter blank? Era salva. Torniamo dopo. Si può buildare una cosa del genere su Fiora. Il problema è quando la buildi. Se tu ti devi fare Rune of Syndra e Triforce poi, o magari Black Cleaver. Tempo che arriva quella build, cioè il game è già bello che è finito, capito? Una piccola domanda: se sono Yasuo e do Zed contro, come ci vinco? Help, please. Prendi l'Exhaust se sei abbastanza insicuro delle tue capacità di Yasuo. Dovrebbe essere abbastanza facile. Non fare EQ contro Zed.
Dash sui CS per andare ad attaccarle solo quando hai lo scudo. Molto importante. Regalo e vado bot. Regalo e vado bot. No, la Sterak non la faccio mai su Fiora. Non credo sia un champion che ha bisogno della Sterak. La Sterak è prettamente in teamfight. Cioè, prettamente mi è andata in fight. Io con Fiora non voglio di infedare un build lo Sterak. Quindi ovviamente la build che farei è più... O faccio DD o faccio Blood, una delle due. Poi a seconda di quello che faccio dopo dipende contro chi sono. Tipo in questa situazione hanno Jungle AP, Jungle AP. Molto ovviamente o faccio il Healing Reduction. No? Giusto. O magari buildo una Spirit Visage per avere più sustain e allo stesso tempo... tankare i loro danni, per dirti. Comunque io qua non voglio assolutamente gruppare perché non ho... Cioè, io non voglio gruppare perché so Fiora innanzitutto. Figura di Fabio. Quindi, innanzitutto voglio solo pushare e prendere pressure nella mappa. Due sono pure behind, quindi figurati. Qui stanno facendo una bella cazzata, mi stanno facendo pushare a caso. Noi ne approfitteremo. Non c'è bisogno di gridare là, si riescono a difendere base, sarebbe la cosa migliore. Ma quasi è stato male l'attacco. Not good, Caitlyn è bella grossa. Dovremmo fare pure sto drago. Io non ho nessuna immunizzazione buona. Sullo shop, punto esclamativo store, pantà. O punto esclamativo shop, ora non mi ricordo quale dei due. Regaliamo. Non posso regalare, non c'ho un cazzo da buildare, che regalo. Ma la mia W non ha suonato attorno, sbaglio. Ciao Big. La mia W non ha suonato attorno. Vabbè, normale, c'ha aveva Range Italia qua. Bot. Ciao Sabino. La sua W mi pare. Ora hanno fatto RW. Ma come ha fatto R in ulti? Forse l'ho lisciato proprio W io. Che ho fatto Q in avanti. Però se io fossi quando è entrato qua su Diana per killarla dopo che c'era entrato Diana sarei molto sicuro, cioè. C'è ancora la Triforce dopo il da, capito? Sono stra behind. E sto drago era molto importante per noi. Mundo è enorme. LeBlanc altrettanto. Dobbiamo giocare su LeBlanc, sui pick di LeBlanc.
Come sarei pullato? Non ne ho idea. Io se sapete una bista potrei pure pensare di buildare. Visto che sta buildando Abyssal, potrei pure pensare di buildare Executioner contro di lui. Mantoletto anda back qua. Sta kill è stata buona perché ci ha dato un po' di vantaggio a livello di XP contro Ornn, che non è male. Il problema è quando builderà. Madonna, Caitlyn è enorme, altro che. Quello shutdown gli ha dato un casino di roba. Continuando a bot. Aiaia, il mondo pure è grosso. Era al top. Sta partita è bella tosta. Le Blank dovrebbe fare pick. Io credo che Diana e il Blank si devono muoversi insieme. Buono. Tanto contro loro io non posso difendere, sono una fiora senza neanche di cosa. Dai, non morirci, raga. No, fiora, fiora. Dobbiamo riapparla. Vado top. Questa partita credo sia persa. Blank 16-1 perde. XD. Noi stiamo giocando bene in split, ma così dovremmo giocare. Ma poi hard engage, cioè. Mo parliamoci chiaro. Hard engage. Sono morti qua loro, cioè. Please. Non mi dite cazzate. Ciao Piro! Come va, mate? Buone nuove? Mo' con le record del Baron sono molto più fast a recalare e aiutare il team. Mondo è bot e sta quella di griglia. Big, big, big. Harding Age che poi ingaggiano loro. Ok.
Sì. XD body block. Per favore, andate back, se non vi ringaggiano. Back, back, per l'amor di Dio. Per l'amor di Dio. Back. Dio mi fa... Hard engaging che stai là? Hard engage che? Hey, hard engage, as look, mondo horn. Hard engage. Ma hard engage il cazzo. Sta intanto, no hard engage. Qui possiamo... Posso flancare. Non più, non posso più flancare. Vado qui per un po' di push potential che potremmo utilizzare per l'amico che sta... Mi derinato in teoria. Che ire. Blood. Si vola. Che rottura di coglioni. Mo? Ah, è anche giocato super bene, per carità, però cioè, abbiamo fatto uno split push che... Una cosa non devo fare, non farsi ingaggiare, ci penso io bot. Lasciate, ci penso io bot. No, non fate cazzate, ci penso io bot. Vediamo i danni. Buono, secondo i danni split push credo sia ottimo. E i danni delle torri? 14k.